La fossa rimbalza sempre come un martello sui piedi, rimbalza. E il rimbalzo va dentro di me a riempire i miei vuoti. Cioè dove il rimbalzo trova strada e ci sono delle tensioni o dei vuoti, lì la forza torna, ok? Quindi io più pieno sono, più sono pieno d'acqua, la forza cosa fa? Anziché tornare indietro, trova compressione di liquido e resta nei suoi vuoti. Quindi chi vince tra me e lui? Chi ha meno vuoti? Non chi è più teso. Chi è più teso, se io sono teso, lui è teso, vince più duro. Ma ci distruggiamo a vicenda. Se invece io sono pieno e lui ha dei vuoti, la forza cosa fa? Non torna a me perché trova pieno e resta su di lui come due dighe che si incontrano, l'acqua sbatte in mezzo e va giù, o due palloni che rimbalzano e uno va via, no? Allora, qual è il problema? Il problema è che voi vi rilassate, ma mandate acqua, se vogliamo dire, nella direzione della tecnica. Questo, se io faccio questo, tutto questo è vuoto. La vostra idea deve essere di mandare acqua ovunque. Quindi, teoricamente, io faccio questo. In tutte le direzioni. Questo vuol dire che è un pieno ovunque. Perché la forza esce di là? Perché io do, riempendo tutto, e con la posizione do un'unica uscita. Quindi io mando dappertutto l'acqua, ma allungo solo un braccio. Quindi l'acqua trova uscita in una direzione. Invece che io la faccio, penso, mando acqua nel braccio. E tutto il resto è vuoto. Quindi quando io colpisco e vedo questo, sto svuotando tutto il dietro. Quando io colpisco e faccio questo, sto riempiendo tutto, ma avendo una posizione che ha una polarità, il pieno cosa fa? Riempie ed esce. Quindi io vedo, bam, esce di là, ma non vedo. Quindi dovete pensare, all'inizio dovete fare così. Tutto. Date la stessa importanza di sinistra a destra. Però ovviamente qua succede che sono simmetrico. Quando faccio la stessa cosa e sono asimmetrico, la forza tutto su lui. Capito? No, dovete pensare a riempire tutto, non a mandare nel braccio. Dai.